incatenati. Chi va con lo zappa? Incatenati. Chi va con lo zappa impara a zappettare. Facciamo così a salutare. Buongiorno ragazzi, ben arrivati. Ci siamo. Iniziamo. Iniziamo. Quanto trichete, trachete, ballacchete, tutti in coro. Siamo pronti a partire. Oggi l'idea è Pizzo Scalino, giusto? Scalino, sì. Poi si vede. Cornetto di Pizzo Scalino. Qual è il primo? Quello primo. Siamo bassi, stiamo tranquilli. Oh, veloci ma con calma. Con calma. Senza esagerare. Va bene, dai. Facciamo la paretona quella lì, e poi dopo di te. E Zappa tira il gruppo, eh. 1953, tira il gruppo. Okay. 30 metri di differenza. Zappa tira il gruppo, Un'altra bellissima giornata col gruppo Pellazio. Ivo, buongiorno, bello. Che sole c'è? Il sole è fantastico. Ma che roba, bellissimo. Guarda là come è rotto in alto. Sì. Ragazzi, anche oggi giornatore, siamo tutti spogliati perché temperature saranno 5 gradi, non lo so, la roba. Siamo partiti giù dal parcheggio che faceva frescolino, ma poi adesso, anche roba. Ma che giornata, lo Zappa è dietro che ci ha appena fatto un filmetto. The Shadow. Lo Zappa, oh. Branca! Fallazio! Pellazio! Dai Zappa, cacchio! È importante la P, eh! Ragazzi, ci abbiamo davanti noi Pizzo Scalinus! Siamo tornati in questa situazione del Pizzo Scalino. Oggi presidiamo. La neve ci riserverà delle sorprese. Questo gelo e rigelo del manto nevoso. Qua il colonnello Ferrotti ci ha illustrato la situazione della stratificazione valanghifera. Quindi c'è da stare all'occhio oggi. Oggi sta un po' all'occhio, però perché comunque colpi di sole sulla neve, ragazzi, soprattutto quando è molto compatta così, bisogna stare attenti a bocca di balena, tenere molto d'occhio, a starsi alla larga, insomma. Comunque, vabbè. Oggi la parete che facciamo è quella lì, esposta a nord, è tutta all'ombra, dovrebbe essere tranquilla. Vediamo. Comunque ci avviciniamo e poi decideremo anche un po' lì sul posto. Siamo arrivati alla prima deviazione, sono questa stalla, credo che sia. Giriamo lì verso la destra e praticamente attacchiamo quel costone là e poi dovremo arrivare al dente di dente, vero? Il cornetto dello Scalino, che è quel primo dente che si vede là sopra, che assomiglia effettivamente a un cornetto. Come andiamo, ragazzi? Bene. Tutto sotto controllo. Bravo Ivo. Per ora. Quindi va bene, la neve è molto molto crosta, quindi secondo me a scendere sarà un po' un delirio, però vabbè, niente, ce la facciamo andare bene lo stesso. Qua su Scalino l'ho sognato parecchio, pianificato 3 o 4 volte, mai fatto, per ragioni diverse. Adesso
vediamo oggi. Almeno arrivare al cornetto non mi dispiacerebbe, però vediamo un po' come sono le condizioni quando arriviamo nel punto giusto. Tiriamo una nuova linea. Lo Zappa è il nostro condottiero in questo momento. Bel commento, ragazzi, un bel commento, come vi sentite? Ci sentiamo ammantati in questo mare di neve. Ivo? Disammantati in questo mare di neve. Dani? Io stamattina mi sono alzato troppo presto. È avuto una bottiglia di Lambrusco. E abbiamo qualche bicchiere di troppo, no, dalla sera precedente, dai. Ci siamo decisi, seguiamo questa traccia che tiene questo il versante in salita e poi dopo decideremo. Forse abbiamo scelto la giornata migliore fra Pizzo Scalino, sì, perché come condizioni di neve bella compatta, bella solida. Le temperature dopo un po'. Vediamo. Forse era una delle ultime occasioni, ma non si sa, poi vediamo. Siamo quasi arrivati in cima al cornetto. Qua c'è un passaggino un po' esposto, però è segnato bene. Bisogna andare su con molta cautela. Qua praticamente arriviamo alla prima, dopo la prima rampa, questa qua importante dello Scalino, si arriva al cornetto, che è questa selletta che c'è qua. Adesso poi, arrivati qua sopra, decideremo da farsi, però già questo è un ottimo risultato, Questo Scalino l'ho sognato parecchio, veramente pianificato tante volte, poi le condizioni non sono mai state eccezionali, quindi ogni volta che siamo venuti abbiamo dovuto fare altro, ma adesso almeno al cornetto ci siamo arrivati, ragazzi. Eccoci qua, vista spettacolo. E questo è il signore della Valmalenco, lo Scalino. Bellissimo, bellissimo, una vista spettacolare. Da Dio! Beh, che spettacolo, ragazzi. Stavo per mollare tutto quando all'improvviso le forze di una giovine fanciulla mi hanno rinfrancato e mi hanno reso possibile questa impresa. Benissimo. Quindi grazie alla giovine fanciulla. A posto. Prego. Che spettacolo, ragazzi. Si va avanti, no? Ci aspetta lo Scalino qua. Mister Scalino. Ivo inesauribile. L'uomo in forma proprio, Allora, qua passato il cornetto, le pendenze non sono così alte, anzi è una camminata. Però si entra in una zona calma d'aria e comincia a far caldo, però la vista ripaga, Qua era tutto ghiaccio, abbiamo seguito queste orme fin spalla e adesso vediamo se riesco a fare questo in metri. Adesso seguiamo ancora questa traccia che dovrebbe portarci l'ultimo forcellino possibile, perché poi là lo Scalino ovviamente diventa alpinistico e abbiamo deciso che siamo sciatori alpinisti, non alpinisti. Già stiamo facendo, no? Ho fatto anche un pezzo anche senza sci, con sci a spalla. Esatto. Quindi va bene così, oggi... dai. Oggi direi che ce la stiamo guadagnando, Va.
manca poco. Infatti io sento già l'emozione dell'arrivo e della discesa. Mi piace sempre, però a me quello che piace tantissimo è proprio la passeggiata, cioè tutto quello che ho fatto per arrivare qui. Allora, ci siamo. Vai Ivo. Allora, abbiamo fatto recap, quanto abbiamo fatto per ora? 8,5 km. Sì. 4 ore e mezza. 4 ore e mezza di passeggiata. 1200 di dislivello. Per ora, sì. Quindi manca l'ultimo pezzo qua, l'ultimo strappo, ma direi che è una sciocchezza. Ormai ci siamo, ormai ragazzi. Ci siamo. Anche lo scalino ci ha dato il permesso oggi e ci ha fatto arrivare fino qua. E quindi lo ringraziamo. Grazie scalino. Eccolo là dietro, lo vedete? Lo vedete? Madonna mia, guarda che bellezza. C'è anche da fare quella grignetta lì, ma... No, perché comunque sia è all'ombra, abbiamo deciso. E sono i baci belli, eh? Giusto no, Ivo? È vero? lì è tutta in ombra. E quindi abbiamo deciso di star qua, no? Lì alpinistica, non abbiamo le piccozze. Quindi sicurezza primo posto. Poi è anche l'1 13:30, ora di tornare. Esatto. Già, perché è ora che siamo giù e. Quindi. Allora facciamo gli ultimi metri insieme, dai. Adesso Ivo va avanti, io lo prendo e vediamo un po' cosa c'è su in cima, dai, perché okay. Sono veramente curioso a vedere cosa c'è dopo quella sella. La vediamo insieme comunque, eh. Vamos. Thank you.
qua a sinistra. Scusa, tu l'hai già fatta scendere? L'hai già fatta scendere? La prima volta anche per te? È la prima volta anche per te a scendere? Sì, sì. Sia a salire che a scendere. Sì, però a salire non mi sembrava fosse... No, ma da che parte andiamo? Io starei di qua, guarda. Starei di qua e poi pigliare quelle piste lì. Sì. E andrei là. Mi sa che un po' ci sarà da spingere. Vabbè. Guarda Ivo, grandissimo, bellissima, bella. L'hai fatta benissimo Ivo, si è vista, sì, sì. Sei... Ah, su qua. Allora ragazzi, com'è andata? Vi siete divertiti? Pizzo scalino, sì, come al solito. Sì, 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 sì. La cima a condizioni no top, no seccata top. Anche stavolta. Ma gita very good. Gita very good. Esatto, la compagnia buona. Sì. La compagnia buona. La neve sopra era un pochettino un po' crostosa. Appunti. Visto mare. Però vabbè, insomma, poi i pizzoccheri com'erano? Scusami. Totali. I pizzoccheri erano buonissimi. E quindi alla fine. Ok. La diretta, ok. La stradina di rientro. Però, a posto. Giornata. Top. Benissimo. Voto alla giornata? Io darei un 7. La giornata 7 e mezzo. E non è arrivato in cima, no. Ragione. Ma la giornata. La giornata. E non è soddisfatto. Non è soddisfatto. La giornata 8. Io do 9 a questa giornata. La giornata è sempre 9. Sì, sì. Giornata è 9. 9 ci sta. A cosa dei lupi ho dato 10. Sì, no, ma la giornata. Allora, la sciata magari gli diamo 7. Sì, ma la giornata no, vabbè, 9 per la compagnia e per l'amicizia. Sì, ecco, ok. Boh, a posto, dai.